Siamo noi, certamente quelli che stanno messi peggio. Ma, questo, ma non è il problema, non è nella catena alimentare della violenza chi subisce di più e chi subisce di meno. L'altra questione è che, come siamo stati trattati in questi mesi, il nostro Presidente del Consiglio, per quanto sia stato un lapsus, ma come spesso succede nei lapsus, è stato un lapsus molto significativo, giustamente ha detto che noi siamo quelli che fanno divertire, che fanno emozionare. C'è una sorta di alternativa all'aperitivo, non so, a un filmetto strappalacrime, che comunque anche un filmetto strappalacrime c'è dietro dei direttori e dei tecnici. Sì, insomma, l'alternativa all'aperitivo, anzi diciamo meno di un'alternativa all'aperitivo, perché c'è stata più attenzione per gli aperitivi che non per gli spettacoli. E questo è un altro problema. Ma detto ciò, qual è stata l'unica vera misura che ha adottato il governo? È stata quella di dare i 600 euro per un mese, per due mesi, per tre mesi, a chi sono arrivati questi soldi peraltro, a chi aveva fatto almeno sette giornate lavorative nell'anno 2019, il che equivale, facendo i calcoli, come si dice, i conti della serva volgarmente, più o meno a 500 euro l'anno. Cioè il governo ha dato sostanzialmente 1800 euro a chi l'ha dato, 1800 euro a chi normalmente quando lavora ne guadagna 500. È evidente che questa formula nasconde una realtà che è una realtà di sofferenza per molti e del lavoro nero soprattutto. Per cui nel momento in cui lo Stato, il governo, dice, stanzia questo denaro, che veramente è un'elemosina, ma nel senso vero, fossero state anche 10 volte di più come cifre, però è un'elemosina perché viene data più o meno a chiunque, poco ma più o meno a tutti, nasconde sotto il tappeto una pietra tombale su un problema enorme di questo settore, che è lo sfruttamento connesso al lavoro nero. Per cui se un anno fa era difficile riuscire a conquistare dei diritti in questo settore del mercato del lavoro, adesso sarà impossibile, perché ormai questo qui è un settore del mercato del lavoro che è passato, per le misure prese dal governo, come un settore del mercato del lavoro nel quale è ovvio che si lavori in nero, è ovvio che si lavori sottopagati. Questo è un problema enorme, gigantesco. Ora,